come al solito occorre dare i meriti a chi li ha, fare i complimenti ai sindaci che si sono dati molto da fare, alla provincia intera, all'amministrazione provinciale, e di conseguenza la regione ha dato il suo contributo fattivo anche in termini economici per la realizzazione di questo ponte, che è stato, ripeto ancora una volta, un'opera realizzata in tempi di record, visto e considerato quelle che sono le normali tempistiche italiane e nazionali per la realizzazione di queste strutture, per poter permettere alle persone di ritornare alla normalità nei nostri comuni. Credo che sia anche questo un piccolo record, come quello che sta avvenendo a Genova per quanto riguarda la ricostruzione del ponte sul Polcevera. Quindi si continua ad andare avanti con l'idea del fare. Per quanto riguarda l'Imperiese, resta anche la Rezzo, la comunità colpita soprattutto dalla frazione di Genova. State lavorando anche su quello? Esatto, è un'altra realtà particolarmente colpita dall'ultima ondata di maltempo, è quella di Genova, nel comune di Rezzo, comune che già in passato aveva avuto dei danni sempre nella stessa frazione, quindi l'attenzione massima ora è posta alla comunità di Rezzo, che ripeto, per quanto concerne Genova, è una realtà importante, fondamentale, perché noi da sempre sosteniamo ed aiutiamo chi continua a mantenere un presidio costante sul nostro territorio, soprattutto nel Tortara, dove non è mai facile rimanere ad abitare e a lavorare, quindi anche qui i riflettori saranno sempre puntati finché non verrà ripristinata la violenza.